e morivano persone che innocenti non erano, però morivano, e morivano giorni, giorni di festa. Ricordo una volta furono uccisi due fratelli, erano due tutti vendo, fratelli martire, che avevano il banchetto, erano dei fiaccheggiatori della famiglia Bidognetti. Furono uccisi mentre erano in corso, stavano uscendo i bambini dalla prima comunione alla chiesa dello Spirito Santo. Cioè, i proiettili si incrociarono con i bambini che uscivano dalla chiesa. Poco tempo prima, a Villa Libriano, un altro comune qui della zona, era accaduta la stessa cosa, con una sparatoria sul sagrato della chiesa per uccidere una persona. Non c'era un posto che poteva dirsi indenne dal pericolo di un proiettile vagante, che potesse dirsi indenne perché è un luogo inviolabile. E questa era la geografia di questi posti quando venne ucciso Don Peppe Diani. Don Peppe Diani, primo firmatario di quel documento, primo sacerdote che dice la lingua della Chiesa non arriva più e quindi dobbiamo parlare la lingua della gente e dire chiaramente quello che si può fare e quello che non si può fare, quello che è bene e quello che è male. Poteva accadere questo comunemente in quegli anni, in quel periodo, in quel posto, a 50 metri dalle case innumerevoli camorristi dell'epoca? Poteva accadere tutto questo impunemente in un periodo in cui era in corso una guerra atroce tra le due fazioni storiche del clan, quella che faceva capo a Schiavone e quella che faceva capo a De Falco, la famiglia De Falco. Uno dei fratelli di De Falco faceva il vigile urbano, abitava 30 metri dalla chiesa, non so se ancora la famiglia, non lo so ancora. Poteva accadere, non poteva accadere, ci sarebbe voluta una consapevolezza collettiva e anche un coraggio collettivo per fare da barriera a quella morte che, vista questione di poi, era una morte annunciata e scontata.